Thank <music> you. Ragazzi, ciao a tutti! Mi sentite? Spero di sì. Come state? Allora, eh, iniziate a palesarvi perché ho visto soltanto la notifica eh, di Silvia. Quindi, ciao, Silvia! Melanie, ti leggo! Baci! E Marisol! Ciao! Ciao, Franci! Ciao! Baci a voi, ragazzi, che bello trovarvi qui, puntualissimi, bravissimi, bravissimi, aspettate che nel frattempo sto aprendo, chiudendo finestre, facendo cose. Allora, come state, ragazzi? Uh, Alessia, ciao, buonasera, conquilini e conduttrice! Ciao Corvi, tanti baci, che bella la tua simmina, grazie Silvi, spero che vi piaccia ragazzi, anche se vi devo dire la verità, con questa immagine sembra che io abbia degli occhi addirittura, come dire, a mandorla, uh, in realtà uh, ho gli occhi proprio che tendono verso il basso, però mi trucco, grazie, grazie agli applausi meritatissimi onestamente, devo dirvi la verità, spero l'abbiate sentito perché ho alzato mi sa tardi il volume ora lo alzo e, mh, ciao Paola ciao E vive al down di e-app ragazzi oggi ho studiato freddissimo infatti meno male è andata tutto bene perché veramente è stata una cosa mh, che ha coinvolto tantissime persone anche altri game changer ci stavamo interfacciando e stavano veramente preoccupati e, mh, sono corsa a casa per non perdermi neanche un minuto brevissima Melanie anche perché oggi ragazzi tantissime novità tantissime novità ah stavo dicendo che con il trucco, come potete vedere, cerco un pochettino di alzare questo occhio. Allora, ragazzi, Epic Game regalerà tre game pack. No, vabbè, ragazzi, ma scherziamo, cioè, non ci credo. Tre o santa pace tra l'altro ricordiamoci ragazzi che Corvina ha vinto un game pack che sta ancora aspettando dal Fantasarremo il prossimo game pack lei è lì così che attende gli occhi verso il basso le sopracciglione le braccia enormi e i baffi quando era adolescente esattamente sui baffi oserei dire ci sono ancora però vabbè dettagli e, um, ho tutto tranne il kit ecco vedi ma risolvo. poi anche questo è il problema uh, che uno c'ha tutto a un certo punto quando metti gli Sconti, ormai troppo tardi. Ma perché non mi mettono degli altri giochi scontati? Vabbè, che io me li prendo tutti, tipo quello in cui stiamo giocando adesso. In Sound Mind, allora ragazzi, ah, aspettate perché ah, vabbè. Vita nella giungla, festa di lusso e uno che non ricordo dei vestiti, credo sia un kit. Oddio, adoro. Allora, ragazzi, io non lo so se oggi siate pronti a tutto ciò perché vi posso già dire che oggi cominceremo non a bomba, ma di più. Um, cominceremo già da subito con le novità. Quindi spero che voi siate carichi, carichissimi, perché altrimenti, se non è così, andate a prendere una tazza di tè per. Um, cioè non il tè, in realtà, la camomilla, per tranquillizzarvi. Perché io vi, vi ho avvisati, ragazzi. Ok? Quindi baci a tutti coloro che entreranno. Uh, tra un pochettino che stanno cioè recupereranno questo inizio anche se non presenti, e grazie a chi recupererà nel futuro. Baci, tantissimi mi hanno scritto che oggi non c'erano, infatti, secondo me lì è, è up down uh, c'è stato per le macumbe. <ride> no, scherzo, però guarda un po', e quindi, e, e niente ragazzi, siamo sopravvissuti, ma devo dire meno male, perché altrimenti oggi è l'ultimo giorno che riesco a stare in live. E quindi beccatevi questi spicci Tuna ciao Baci Allora tra l'altro ho visto che il gattino Ti ha salutato ma io nella chat non ti leggo Ah ecco sono un po' in ritardo Non ti preoccupare stiamo cominciando proprio adesso Ragazzi lo sapete che io nei primi minuti Ciarlo eccetera Quindi non vi preoccupate allora, io vi direi che cominciamo proprio subito con estrema velocità, ragazzi e ragazze. Uh, vi dico innanzitutto, aspettate un attimo, eh, vi dico che cosa ho fatto qui, tra l'altro? Santa pace. Aiuto. <ride> Oddio, aiuto, come ho fatto a fare questa cosa? Aspettate un attimo perché qualcosa ho fatto, eh? Ah ok ecco Non riuscivo a togliere l'immagine Vabbè sto da fuori col cervello Allora ragazzi Eccoci già qui in casa Sono le 10 di mattina I ragazzacci hanno riposato Si sono rilassati E bla 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 uh, I boni entrano stasera No Marisol Non stasera Ma tenete a mente il fatto che devono entrare E entreranno uh, Molto probabilmente Già dal prossimo episodio in questo invece inizieremo ad entrare un pochettino nel vivo: un po' di brio, ragazzi, soprattutto per quanto riguarda le attività. Allora, vi faccio notare che sono già tutti in piscina, bravissimi i miei ragazzacci. Um, e allora ho un'altra cosa da dirvi: che probabilmente mi sono dimenticata, cioè ce l'avevo, ma mm, me la sono dimenticata. Boh non lo so comunque Silvia visto che volta scorsa non c'eri lo dico esplicitamente un'altra volta io impazzita per questa casa ma eh, impazziti tutti praticamente quindi molto molto felice di tutto ciò e mh, nella casa ci stiamo iniziando ad ambientare tra l'altro i ragazzi hanno cucinato eh, voi non lo sapete ma ho colto anche il suggerimento di Silvia per quanto riguarda la cucina quindi hanno praticamente tutti il livello 10 di cucina e questa cosa ci conviene anche perché ragazzi Praticamente hanno cucinato un pochettino di cose. In realtà, onestamente, mi aspettavo di più. Eh, cioè, stanno quattro cose in croce, le altre si sono mangiate. Vabbè, strega, ciao, baci, manco l'acqua fan, Esatto, esatto. E, quindi, oggi scopriremo eh, anche la parte esterna di questa casa, ragazzi. La cucina almeno ci siamo, come dire, assicurati livello 10. Quindi, se tutto va bene, non si incenderà nulla. Um, è scomparsa la porta dei bagni uh, e della suite. Oh mio dio, ragazzi, io allora vi devo dire che, mm, cioè, da, da quello che eh, mi riguarda, la porta del bagno. La porta dei bagni e della suite, allora la porta della suite è qui, la porta dei bagni, vi dicevo nonostante il move objects uh, a me era saltato tutto il cornicione qui, uh, la porta dei bagni io me la, me la ritrovo quindi non so Melanie può essere che, ah non a te ok, <ride> io ho tutto il ok Ti Soltanto... piace anche di incendio? Ridere a crepapelle, esatto. Qualcosa mi dice di sì. Otto, non ti avevo letto, Andre. Baci e Clara, ciao, benvenuta. Mi sa che è la prima volta che partecipi alla chat, tra l'altro, quindi benvenutissima. Che piacere. Allora, un attimo, io nel frattempo continuavo a parlare. Vabbè, ciao, ne proprio. ciao. Ne. Allora, aspettate un attimo, raga, che mi tolgo un attimo la maglia perché sto schiattando di caldo. Ah, ok, rimango in maniche corte uno spettacolo che meglio, a, cui non assist, a cui è meglio non assistere. Allora ragazzi vi dicevo che i ragazzi si sono riposati, hanno fatto le loro cose, eccetera, eccetera, e oggi ci sarà una festicciola, si può dire un pochettino eh, streganti, se per niente tranquilla, abbiamo appena cominciato. Um, anzi ragazzi raccogliete amici e parenti perché stiamo cominciando now. Comunque dicevo che praticamente um, faremo una... Uh, fessicciola aperitivo eccetera eccetera un pochettino qui all'esterno e ci um, come dire godremo anche um, un po' di tempo insieme ai ragazzacci tra di noi um, ma ovviamente ragazzi vi chiederete per quale motivo stiano al momento tutti dentro ficcati nella piscina ottima domanda ottimissima domanda vi rispondo subito ragazzi Uh, molto molto semplice, uh, i ragazzi stanno cominciando a loro insaputa già una sfida. Applausi. Io non posso far partire gli applausi purtroppo, ma come se li avessi fatto ragazzi. Applausissimi perché sì, loro ancora non lo sanno e nemmeno voi, ma stanno cominciando a, um, a sfidarsi. La sfida di oggi ragazzi, eh, la prima sfida di oggi è proprio la sfida della piscina, eppure non senza voti, esatto. Cosa ho pensato di fare riguardo al calo dei bisogni? Allora ragazzi, per il calo dei bisogni ho oh, oh, um, effettivamente, ci cioè, ho pensato effettivamente... Credo che li lascerò vivere uh, in, in libertà, perché effettivamente Silvia mi faceva notare a quel punto. Poi le stanze sono anche inutili. Le camere da letto, eccetera, eccetera. Sappiamo che le camere da letto servono anche per infrattarsi alcune volte. E quindi, grazie, Duna! Grazie! Piacere mio a tutti, cara Carola. E, e quindi eh, ragazzi ci serviranno anche per infrattarci io direi lasciamoli fare ho detto anche che mh, se a un certo punto mi, mi passa la, cioè mi arriva la, la, il nervoso poi li come dire baro tutto baro su tutto ragazzi capito ecco uh, quindi detto ciò ragazzi a nostra insaputa abbiamo buttato tutti quanti dentro la uh, piscina allora ragazzi oggi cominciamo così e loro adesso uh, non sanno che i primi due ad uscire dalla piscina e gli ultimi due ad uscire dalla piscina se la vedranno nera, ok? Qui lo dico e qui non lo nego. Quindi adesso semplicemente monitoriamo. Chi uh... <ride> raga, io rido tantissimo perché già so che sarà il delirio. <ride> e, Mi rilassano troppo i tuoi video su YouTube, sono rilassanti Clara. Ma io, cioè, veramente sono basita da tutto ciò. Cioè, ma grazie, non me l'aspettavo assolutamente. Adesso a questo punto inizierò a parlare un po' più, come dire, bassa. Perché, <ride> oh, cioè, capito? Adesso sento il peso del, del rilassamento che devo stimolare, capito? Ma se mi dici che posso parlare anche normalmente, ti rilasso lo stesso. Cioè, guarda, veramente, stima a te una statua d'oro. Giulia, ciao! Baci, e allora quindi ragazzi, monitoriamo i primi due che usciranno e gli ultimi due che usciranno dalla piscina. Quindi io li ho messi a um, lui, che continua a prendere soldi, uh. Aspettate un attimo, ma io ho tolto l'audio, no, e allora. Oh mio Dio, raga, no, non ci credo! Non sento l'audio! No! Non ce la sto facendo! No, ragazzi, no, non ci credo, ma io li sentivo prima, ma che dite? Aspettate un attimo, ma eh. ma min cavolo mo? Ma min cavolo, controlla nel gioco. No, no, raga. Questo è il momento in cui ma prima No, io non ci posso credere, ragazzi, ve lo giuro. Cioè... Ma stava andando allo... Mi sentite? Prova, prova, prova. Allora, ragazzi, questa è una situazione grave. Perché... Non ci credo. Non ci sto credendo. Non li sentiamo. Allora, ragazzi, non ci posso credere. Avevo staccato e rimesso il. come si chiama? Qui perché qualcosa sta succedendo. Io sento tutto, ma non sento più il gioco. E il bello è che prima il gioco sì, andava. La Non è essenziale alle audio tranquilla. Raga non posso rischiare di riavviare il gioco Cioè che facciamo ce lo teniamo senza audio e Aspettiamo cerchiamo di capire Secondo me questa è tutta la maledizione di EA app Cioè a questo punto ce lo teniamo così com'è ragazzi Che vi devo dire Cioè perché a me capita spessissimo Ed è un bug che non riesco a capire a che cosa, da che cosa dipenda Vi devo dire la verità <ride> Peste Uh, ora ho provato ad attaccare e riattaccare, ma non vedo nulla, di, cioè non, non vedo novità. Flaster ciao Robby ciao. Allora, mi leggete, raga, cioè mi leggete, mi, mi sentite? Credo di sì, spero di sì, spero che a me mi sentiate. Vabbè, oh, eh, ragazzi, se non ci dà fastidio teniamocelo così com'è, eh, vorrà dire che ci becchiamo si spicci che vi devo dire. Tanto gli audio li sentite. Cioè, questo me lo confermate? Mamma mia, io non ce la posso fare Ti adoro troppo, ti porto sempre con me Anche quando faccio i compiti Comunque il mio nome vero non è Clara ma Carola Se preferisci chiamami pure Clara Carina Va benissimo Carola e, Tra l'altro avevamo anche un'altra Carola che, che mi seguiva, che veniva in, in live E allora ragazzi Allora, basta ma io la sento, non la sento. Comunque, um, vediamo i primi due che escono e gli ultimi due che escono da questa piscina. Poveri loro non sanno ancora che cosa gli aspetta. Ma sì, ragazzi, um, io vi devo dire la verità. Um, non so se il fatto di uscire o entrare dalla piscina um, sarà influenzato dal loro livello. Oddio, guardate, strega! No, vabbè, strega, cioè, io non ce la posso fare. Tu, cioè, corri tipo. Un delfino, non lo so. Abbracciate in un modo allucinante a ah, PS. Uh, alcune persone, cioè alcuni di voi, uh, avendo il tratto uh, perfetto, cioè scusatemi, 10 in cucina, mi hanno chiesto se uh, potevano diventare perfezionisti. Io uh, ho detto di no perché queste decisioni le prendiamo insieme. L'unico uh, il quale ho accettato fuori dagli, dal, um, dagli schermi, ragazzi, um, io mi stanco solo a guardare figura la mia Silvina. Adoro. L'unico di cui ho accettato il cambiamento, o meglio l'aggiunta, è ordinato. Andrea, sappi che a te è uscito il tratto ordinato e ti devo dire la verità, mi sono schiattata dalle risate perché ricordiamoci che tu provavi ad asciugare con lo straccio lì dove continuava a, a farsi l'acqua quindi adoro e in questo caso l'ho accettato poi dimmi tu se vuoi lo togliamo nota a problem se sei se ti ritrovi inordinato lo lascio altrimenti lo togliamo e mi piacciono troppi video delle mod ho cominciato a seguirti proprio quando ho preso dei Sims infatti ragazzi a tal proposito devo ricominciare a bombissima perché tantissime persone ve lo dico esplicitamente poi non mi calcola più se non faccio video delle mod e ogni volta mi scrivono quando ho altri video delle mod allora devo farli necessariamente Ma mi metterò sotto e li farò Kev Ciao Tante rane in uno stagno Vero, vero Allora, vediamo ragazzi Perché io vedo che ancora Stanno tutti assolutamente Presissimi da questa cosa Naso Grazie Tatina Infatti E così sono io Il rompiscatole Tra me e il marito eh, Adoro Ok, allora te lo lascio Adoro Fantastico Andre, perfetto De Qui tra l'altro ragazzi scusatemi ma visto che ci sono stati dei nuovi abbonati io vorrei ricordare a questi nuovi abbonati di segnalarmi qualora volessero entrare a far parte del suite GF VIP uh, di segnalarmi il loro car i caricamenti dei loro sim quindi appunto vedete strega che corre come se non ci fosse domani cioè non ce la posso fare campionessa del mondo ehm. Um, Oh, no, ragazzi, attenzione, è uscita Lau, che adesso non si vede nemmeno più, wait, wait, anche oh, strega, scusatemi, dove è andata Lau? Già dentro praticamente allora, Laura e Strega sono le prime due ragazzi che, tra l'altro, si sono teletrasportate. Um, teletrasportate. cioè, allora, Strega. Io non lo so, sinceramente, come definire questa situazione, ragazzi. Dire a dir poco scolpita, cioè, boh, veramente. Però, dato che non me l'aspettavo, strega, questa fuga, fugone proprio totale. E è talmente veloce che si schianta. Strega alla fine ha detto: Sentite, ragazzi. Io non posso careggiare con voi, poveracci. E quindi, praticamente, Laura che ha detto: uh, per aver notato in piscina, probabilmente. È schifata, ricordiamoci che Laura è paranoica insieme a un'altra buona metà di noi um, e infatti ci dice: Cloro, canali di scolo traboccanti, sfumature naturali di turche. Vabbè, posso mettere play tanto loro due sono le prime ad essere uscite, ragazzi. Uh, segnaliamo questa situazione adesso. Le ultime due che usciranno, loro, vabbè. Giulia uh, ti sei salvata eh, per essere uscita per terza vediamo gli ultimi due ad uscire ragazzi per voi che state entrando adesso vi dico che siamo uh, abbiamo cominciato già con una challenge a loro insaputa ragazzi sono stati buttati nella piscina e praticamente uh, i primi due ad uscire e gli ultimi due ad uscire diciamo se la vedranno un pochettino nera quindi ora uh, visto che le ragazze sono uscite, io manderei anche un pochettino avanti. Ragazzi, vi giuro, la tentazione di uh, uscire e rientrare è tantissima perché non si sente l'audio per un cavolo di problema, um, uh, di conflitto, di un qualche cosa che non lo so. Um, spero che non vi dia fastidio. Oggi mutismo praticamente, parlo solo io. Perché, noi ancora neanche abbiamo iniziato a nuotare. Ah, ecco, perché noi ancora non abbiamo nemmeno iniziato a nuotare. Fantastico. Però, devo dirvi la verità, ragazzi. Io mando avanti veloce e vediamo chi eh, per ultimo uscirà da questa piscina. Tra l'altro, devo dirvi la verità. Io spero che non muoiano anche di freddo, cioè, devo dirvi anche questo. Oh ragazzi, cioè fate hobbies, però non morite di freddo per piacere. Allora, qui c'è anche chi è invidiosa. Linda è sempre invidiosa, ragazzi, sempre sempre invidiosa e mh, anche fatica per l'allenamento. Cara, ci cioè, ha fatto due passi in piscina. Io nel frattempo continuo a individuare cose, tra l'altro ragazzi, off camera vi devo dire che stavo anche ma dove sono? Devo andare a fertilizzare il coso. Vi devo dire che off camera stavo anche andando a um, uh, bere, cioè, questo ho fatto praticamente. E, um, pesce disco. Attenzione, un pesce disco. Non me era mai uscito. Perfetto, perfetto, ok. Allora, loro stanno tipo quasi morendo di freddo. E Kev, fantastico che se la spassa proprio, non vuole essere lui l'ultima ad uscire dalla casa. E, fantastico, devo dirvi la verità, uh, davvero adorabile. Io, ovviamente, ragazzi, non sono in gara. Quindi anche qualora mm, uscissi per ultima, <ride> mi spiace per voi. Allora, lei nel frattempo, Vanessa, ragazzi, se l'è svignata. E come potete notare, allora, astinenza la festa, non ti. Preoccupare adesso perché a brevissimo ne faremo una. Uh, ma poi voleva andarsene dai luoghi affollati, mi fa ridere questa cosa perché lei vuole la festa, ma allo stesso tempo vuole andarsene dalla festa. Allora, Corvina nel frattempo, che sta parlando praticamente con cane e porci. Io se posso dire la mia adoro. E, mh, non vedo Giulia. Non vedo Giulia al momento. Dov'è Giulia? Perché una volta che è entrata dentro. Irene è qui anche lei. Scusatemi, ma state, state, non lo so, flirtando con qualcuno? Allora, vedo sicuramente um, Corvina che continuava a flirtare. Adesso troppi sim anche per Giulia. Vediamo un attimino. Allora, ragazzi, non potete morire di freddo, però per piacere, fatemi sta cortesia, eh. Allora, flotta all'indietro. Laura addirittura sta per rimettersi dentro, cioè ragazzi, vi giuro Cane Grazie per il cane e porci. Ve lo dovevo dire, ragazzi. Ve lo dovevo dire. Comunque, scusatemi, visto che in tutto ciò loro continuano a stare qui, alcuni Sim stanno rientrando. Infatti, visto che loro stanno continuando. Ok, Lucy è anche uscita, vale. Lucy, ok. Lucy, Lau, sono usciti. Kev si sta arrabbiando. Anche se sta fluttuando. Vediamo un pochettino. Ragazzi, ma siete incredibili. Pesce persico, ah, bene, bene, dei pesci rari devo dirvi la verità. Uh, allora nel frattempo che siamo qua ragazzi a questo punto io vi voglio ricordare anche che adesso um, dobbiamo anche iniziare a seguire un pochettino i bisogni dei ragazzi quindi lì dove ho fissato alcuni capricci che coinvolgono gli altri lo faremo visto che però alcuni di loro hanno questa verve artistica e vogliono diciamo anche divertirsi uh, raga artistica intendevo per la festa c'è. Trova niente adoro. Uh, io vado a mettere, ragazzi, uno stereo. E con il richiamo dello stereo vediamo se si decidono ad uscire, eh, anche perché vi avevo detto che volevamo un pochettino essere intrattenuti qui all'esterno, eh, ed effettivamente è quello che faremo. Vi dico che eh, la mia intenzione è quella proprio di iniziare a preparare anche qualche bevanda e vediamo se qualcuno ci lascia le penne. Io spero vivamente di sì. Uh, allora, cosa posso mettere? Tipo un altoparlante qui? Dai, posso metterlo... Oddio, ovviamente come al solito faccio danni. Vediamo se posso, tipo, ficcarlo qua. No, ragazzi, ve lo giuro, mi dà un nervoso il fatto dell'audio che... Ah, non lo posso mettere lì. Il fatto del, dell'audio mi, mi sta proprio sulle scatole, ve lo giuro, perché... È una cosa che non... Uh, che non mi aspettavo. Vabbè, dettagli. Allora, mettiamolo qua. Lo ma perché non riesco a fare niente oggi? Oggi poi. Fallo uscire tutti e vedi chi rimane indietro. Alza la temperatura a rovente. Oddio, ragazzi, ma li faccio morire così. Però, in effetti, potrei farlo. E... Um, C'è un morto che galleggia. Adoro. Ma l'ho messo o no, ragazzi? Scusatemi, ma è sparito tutto. Raga, io avevo messo. Cioè, scusatemi, dove è andata a finire lo stereo che avevo messo qua? Ma che cos'è oggi che mi rompono le scatole questi fattori tecnici? Ragazzi, dalla regia mi stanno dicendo che ci sono problemi tecnici e io non li accetto, ve lo dico. Lo metto qua, ce la facciamo? Non lo giro, non lo sposto? Ok, grazie, grazie mille. Ds4, grazie mille. Ok, allora adesso vado ad accendere. Non abbiamo nemmeno ragazzi oggi il problema del um, copyright. <ride> ah, adoro. Allora mettiamo un po' di musica americana. Allora, per lei avevo messo, organizza una festa, ma uh, in realtà, ragazzi, um, sinceramente. Ma scusatemi ma io una festa la, la, posso, la potrei organizzare qui con soltanto loro in famiglia Io ogni tanto mi scordo proprio le cose basilari Comunque Alessia inizia a venire a ballare Facciamo un balla da sola e vediamo chi inizia ad arrivare Allora vedo Linda Stanno iniziando ad uscire ragazzi un po' tutti Aspettate perché mi sta iniziando pure a laggare qui Ok, adesso dovrebbe essersi ripreso. Allora, ragazzi, vedo: attenzione che anche Giulia ci sono cuori rossi tra tutti ragazzi mi sa che dopo dobbiamo ricontrollare un pochettino le nostre relazioni amorose allora Alessia sta andando a ballare ragazzi stanno piano piano uscendo tutti dalla piscina e vediamo chi rimarrà e anche i ragazzi sono usciti quindi praticamente rimangono solo donne solo donne ragazzi attenzione chi saranno le ultime a ecco qua loro sono andate a ballare giustamente le ultime in piscina chi saranno? Ragazzi, veramente ho l'ansia, vi giuro. Allora, Andrea è uscito, quindi ormai non può più gareggiare per gli ultimi due posti. Io non valgo che sono qui. Quindi, ragazzi, praticamente adesso c'è la sfida tra Giulia. Oh mio Dio, Giulia, ma stai uscendo? Giulia, sei sicura di voler uscire? <ride> Oddio, allora, ragazzi, io praticamente non c'entro e sono qui. La sfida è tra Tuna. Giulia che sta già uscendo e Melanie, vediamo un attimino chi saranno gli ultimi, gli ultimi saranno i primi, Giulia esce e Giulia esce ragazzi, le ultime sono Tuna e Melanie, attenzione, rullo di tamburi ragazzi, e Tuna e Melanie eh, anche diciamo che, come dire, avranno eh, un bel po' da fare più tardi. Ne parleremo ragazzi, ne parleremo. Allora, aspettate che mi scrivo i nomi. Tuna, Melanie, Strega, Strega e Lau. Ok ragazzi, mi raccomando, ricordiamoci queste parole. Marisol, cioè, una volta che ha saputo... Marisol! Oddio! No, vabbè, addirittura al contrario, cioè, hai fatto un salto mortale. No, vabbè, non ce la posso fare, brava Marisol, bravissima, devo dirti la verità. Allora ragazzi, andiamo a vedere un attimino qui i ragazzi che stanno bailando, bailando, bailando. Allora sapete cosa vi dico? Che io ormai, visto che tanto voglio ballare pure io, volevo fare la pipì, codice morale fedele, ragazzi, eh, attenzione, io ho pure questa cosa, eh, Sono, ho un tratto fedele. Eh, Alessandra rimane fedele a tutti i suoi cari, le relazioni solide non si fondano su... Bugie e inganni, oh che carina che sono! Allora, io vado a prepararvi un po' di bevande, ragazzi. Prepara bevande per tutti uh, e mi voglio proprio rovinare, sinceramente, proprio naso nasissimo. Uh, io flirto con, flirto con te, Giulia. Ma con chi? Con me o con chi? Con chi stavi flirtando? Ragazzi, attenzione: io vi vedo, eh? vi vedo sempre. Allora andiamo a vedere: no, non via il lupo, uh, nettare del pedalo di luna nemmeno. Um, bla bla bla, screwdriver, uh, beh, un soft Virgin Capirigna, Virgin col cacchio, col cacchio. Uh, nemmeno il vino. Io vi faccio un long. Island, uh, ma stanno andando avanti le partite mentre che io, boh, non lo so. Um, Long Island, ragazzi, vi faccio un Long Island per tutti e vediamo se um, vi faccio ubriacare una volta e per tutte. Ok, allora, strega si è rimessa uh, la tuta, giustamente. Adesso, oh yeah, oh yeah, oh yeah, guardate come si muove, strega, cioè, ragazzi, non ci posso credere, puntata muta. No, vi giuro davvero, non ce la posso fare. Cioè, da dire che mh, rischierei uscendo e rientrando, ma col fatto che oggi ci sono stati questi problemi con gli Uh, veramente rischiamo tantissimo. Allora Laura, carissima Laura, dove sei? Tu un pochettino paranoica, un pochettino anche no. Sappi che uh, adesso te la vedrai veramente nera, te lo voglio dire. Uh, e uh, Laura e Strega, ragazzi, è meglio che si godano la festa. Che sta succedendo? Sima sgradevole nei paraggi. Ragazzi, aspettate, urge un check relazioni. Sima sgradevole, attenzione, ma con chi? Ha litigato proprio Kev Con nessuno Aspettate non ha litigato con nessuno Però probabilmente qualche cosa tipo uh, Di non compatibilità Chi può dirlo Nel frattempo ragazzi Devo comunicare ufficialmente Niente u <ride> Oddio. Uh, Devo uh, comunicare ufficialmente A um, Uh, Tuna e Melanie, ragazzi, dove sono? Vediamo, Tuna è qui e voleva parlare con uh, non so chi, con Joe uh, e Melanie, che è qui. Ok, vuole salire di livello di pittura E il sim sgradevole sono io, visto che Kev mi odia Ah sì? Oddio Comunque ragazzi, io nel frattempo vedete che vi sto preparando da bere eh, E direi che Tuna, vieni qui tu Tuna, bevi E Melanie prenderanno il primo drink Ma ovviamente ragazzi, non è quello che si stanno giocando Guardate io che nel frattempo c'è cioè, adorata me Alessandra, ti vuoi muovere per cortesia, puoi continuare a fare da bere gracias. Allora, ragazzi, è ufficialmente la prima festicciola che facciamo in casa. E in realtà è una festa danzante, ma anche qui, in realtà, loro non sanno che se la stanno giocando male oserei dire male. E voglio vedere: dobbiamo anzi vedere un pochettino le relazioni tra di loro. Perché ora c'erano delle situazioni un pochettino in sospeso. Uh, nello specifico, ragazzi, andiamo a vedere. Aspettate, mi pare che c'era uh, allora Corvina che vuole baciare qualcuno. Ragazzi, allora, adesso senza sapere uh, chi sarà, ragazzi miei, andiamo. Eh, no, però lo so perché è Giulia, ragazzi, quella con la quale ha la relazione amichevole o amorosa più alta. Quindi, uh, la nostra Corvi sta per andare a baciare Giulia, anzi, Giulia. Giuli uh, e vediamo se Giulia accetta questo bacio. Attenzione ragazzi, perché qui non è assolutamente niente detto, visto che Corby, tra l'altro, pare che vuole baciare la qualsiasi. Ok, mi dispiace dirlo, ma è così. Allora, uh, vediamo, stringe, fa il bacio a mano. Non, ancora non ci può essere un primo bacio. Attenzione, Corby, io ti amo, comunque non so che dire. Allora, vediamo, le farà un bacio a mano. Ok, ha accettato il baciamano. Ok, ragazzi, bastava il baciamano, perfetto. In realtà vorrebbe anche flirtare con qualcuno, ma credo che questo lo farà in autonomia. La lasciamo fare. Vediamo un pochettino anche gli altri ragazzi, perché vedo che... Aspettate, vedo che Andrea anche sta flirtando con qualcuno. Con chi? Con chi? Con Giulia? Ragazzi, sta flirtando con Giulia. Complimentati per l'aspetto. No, vabbè, adoro. L'armadio dell'inciuccio, cioè assolutamente, ragazzi. Assolutamente ci sono armadi da vendere qui praticamente. Uh, e aspettate, perché mi ricordo che anche Federica voleva baciare qualcuno e mi sa che Tuna voleva uh, flirtare con Federica. Quindi, Fede, dove scacchio sei? Dove sei? Ah, ok, è qua. Uh, Tuna, scusami, vieni un attimo qui. Anche perché, ragazzi, è meglio che Tuna e Melanie facciano adesso il loro gioco perché vi posso comunicare ufficialmente: aspettate, lei che voleva fare flirtare, ok? Flirà voleva ufficialmente. Allora, Bea non ha uh, desideri con nessun altro, Alessia se n'è andata proprio, addirittura. Vediamo se anche gli altri, gli altri che devono fare. Allora, Melanie uh, goditi tutto ciò all'esterno per carità, ma in realtà te lo potrai godere anche da un'altra parte. Eh? Perché, ragazzi, rullo di tamburi, Tuna e Melanie entreranno ufficialmente nella suite quindi sono le prime due a entrare nella suite. Vi dico ragazzi che nella suite ci saranno per un episodio intero, cioè me, o, me, o almeno, almeno una parte uh, di episodio e nello specifico entreranno stasera a fine episodio e nel prossimo le troveremo lì. Quindi non faranno tutto proprio l'episodio prossimo, ma uh, diciamo un po' di cosine le faranno lì nella suite. Uh, una serie di attività e di uh, messa come dire appunto della loro relazione ok allora ragazzi cacchio Giulia non c'è mi dice accetti il cambiamento è stata tradita oh cacchio mi sa che Corvina ha fatto qualcosa sul sul chi è chi è che mi ha sul sul lato raga mannaggia la miseria che è successo qua Cioè mentre non guardavo Corvina è andata a fare qualcosa Corvi allora vi posso dire mh, non sono nessuno per dire di sì però io dirò di sì Tanto male che va facciamo sempre in tempo ad uscire ragazzi ad eliminarlo Personalità scoperta scusatemi ma fatemi vedere perché che sta facendo Corvi Corvi, che cacchio fai? Ascolta la barzelletta, barzelletta spinta. Ok, non so che cosa sia successo. Naso, nasissimo, ok. Allora, loro nel frattempo tra barzellette barzellette spinte, eccetera eccetera, si fanno i cavoli loro e le amo, tra l'altro. Allora, Debbie e Ire sono qui anche a parlottare, a fare dire "Ragazzi, qui si stanno creando una serie di liaison che verranno distrutte molto probabilmente nel prossimo episodio quando entreranno gli ospiti", perché non vi ho detto che che succede? Che succede? Ok, ha scoperto la personalità. Non vi ho detto, ragazzi, anzi ve l'ho detto all'inizio del video, che appunto. Uh, ma dove è andata Federica? Visto che voleva flirtare. Ok, ancora in bagno, aspettate. Uh, ora che esce, attenzione, Andrea. Scusami. Ma tu non è che vuoi fare qualcosa con nessuno, no? Sta aspettando il suo ospite, aiuto. Comunque ragazzi, il motivo per il quale siamo ancora, diciamo, alle prese con i ragazzi senza invitare ancora gli ospiti, è proprio per creare maggiori relazioni possibili all'interno della casa. E relazioni che verranno puntualmente distrutte proprio quando entreranno gli ospiti. Tra l'altro vi anticipo che non entreranno tutti insieme, eccetera, eccetera. Ma ogni cosa a suo tempo, ragazzi, ragazzi, ragazzi. Mi vedo nell'anteprima sempre a disagio. <ride> è vero, è vero, si sì, è a disagio, Kev, ma mh, per uh, il fatto che c'è molto affollamento, perché vedo anche Alessia spessissimo così. Poi ovviamente ditemi se avete uh, diciamo qualche uh, come si dice uh, quando escono le nuove personalità, state pronti a dirmi se accettarle o no e per il momento vi beccate quelle che allora ragazzi, Joe, uh, allora eccola qua. Tuna, che nel frattempo doveva andare anche in bagno, quindi ok. Ha flirtato con Federica, perfetto. Alleggerisciti vai, 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 fai pipì, perfetto. E... Scarlet Girl, ciao, che bello che sei riuscita ad essere in live. Sarà meglio che mi dia da fare, se no mi fregherà tutto. Ivan, esatto. <ride> Esattamente, esattamente. E, devo dirvi la verità, ragazzi, non vedo l'ora di scoprire quanto drama apporteranno eh, gli ospiti uh, e soprattutto se magari si metteranno di traverso in relazioni che già sono nate, vi devo dire la verità. E, um, recupero sempre tutto. PS, adoro tutto ciò, grazie mille, Scarlet Girl gentilissima. Uh, se non sentite l'audio, ragazzi, lo dico a chi sta entrando adesso. Purtroppo per un uh, problema che non si è capito dovuto a cosa, uh, ci becchiamo questa situazione. Non riavvio, perché oggi ci sono stati problemi uh, con uh, uh, come si chiama? Con IEA. E quindi sinceramente non voglio rischiare niente Allora ragazzi vedo Giulie uh, veramente arrabbiata Guardate è venuta qui dietro Non so a fare cosa Però io sono qui Vuoi dirmi qualcosa Giulie povera Oh raga mi dispiace ma purtroppo si sa Massaggio, massaggio rilassante ma chi gliel'ha fatto? Io poi li perdo di vista tutti questi qua, Madonna mia. Allora, ragazzi, è praticamente ora di mangiare. Quindi, brevissimi venite a mangiare voi che avete fame. Prendete un po' di cose, eccetera, eccetera, stanno venendo a prenderle, devo dirvi la verità, mi, mi piace questa cosa. Allora apriamo e vediamo anche un pochettino se ci sono dei pani e dei pesci che possiamo dividere, quindi sì, ho fatto anche del formaggio, cioè, boh, io veramente non lo so. Allora venite, venite, venite ragazzi, mangiate tutto quello che volete, questo non lo so se lo posso mettere tipo... Qui? Qual è il suo posto? Boh, non lo so. Prendilo da qualche parte, grazie. E mangiatelo. Ok, perfetto. Ok. Allora, forse riescono a, a venire. Eh? Se sì, riescono anche ad andare a fare le pipì. Ok, lei sta andando in bagno, eccetera, eccetera. Ma ragazzi, naso, non è che c'è qualcuno. Al soffiabolle? Dov'è il soffiabolle? Ah, eccolo qui. Um, no, non c'è nessuno qui, non c'è nessuno. Ah che paura, pensavo fosse acqua, dicevo che qualcuno magari era venuto da questa parte. Ok, allora ragazzi, eh, tra l'altro Andrea Fondente vince, attenzione, vince contro eh, Sofi. Allora ragazzi, peccato che adesso non fa, eh, come dire, eh, storia a questo punto, ehm, eh, a giocare a, appunto a ping pong o birra pong, eccetera, non serve a niente in questo momento in questo momento. Allora, uh, chiama a tavola. Dai ragazzi, dovete venire a mangiare per piacere. Uh, vediamo questo, chiama a tavola. Ok, venite e mangiatene. Ah, Marisol poverina era già a tavola, perfetto, uh, comunque ragazzi dicevo non fa punto adesso perché in realtà farà punto tra non molto un'altra cosa che vi farò vedere a breve, tra l'altro vedo che qualcuno qui è un pochettino inebriata eccetera, qualcuno è arrabbiato, cioè ragazzi vi devo dire la verità io non ci posso credere che siate sempre tutti su di giri. Cioè, allora, il momento che uno è flirtante, l'altro è testa calda. E il momento che uno è fiduciosa, io, uh, l'altra energetica, uh, un'altra è fiduciosa. Cioè, mi piace tantissimo questo fatto. Non ci sarà mai il relax, mai. Sedetevi e mangiatevi il pane fatto al latte! Dai! Amici, vi voglio bene. Che bello vedervi tutti qua. Oddio! Joe! Eh? Ah, ragazzi un salutino al volo non posso restare perché questo orario è l'unico in cui vedo Alberto vero a buon gf mandare baci mandare baci mandare baci Oh, che carina, Gio, grazie, grazie mille. Sono troppo contenta che sei riuscita almeno a passare. Poi, mi raccomando, recupera perché, tra l'altro, cioè, già ti sei salvata in calcio d'angolo oggi. Eh, te lo dico allora. Ora si alzeranno, si abbasseranno, faranno le loro cose. E vabbè, fatele, ragazzi, godetevi questi momenti. Anche perché voi ancora non lo sapete, ragazzi uh, Tutti i sim creati sono super bellissimi Non avevo recuperato questi messaggi Che bello tutti lì a tavola Sì, è vero e, um, Kev, stile di vita raggiunto Vediamo se esce qualche altra relazione tra di loro Ragazzi, vi potete sedere comunque Adesso non ve lo vorrei dire, però sì, potete farlo uh, Si sono alzati tutti alla fine Ma, ma oh, Oddio non si vogliono più sedere, io cioè non ce la faccio, ve lo giuro. Solo Bea, Bea, cioè sei campionessa. Comunque, ti posso dire: lei ha mangiato, ha fatto, ha detto, e poi alla fine, ciao, proprio ciao. Comunque, ragazzi, eh, rullo di tamburi perché in realtà la notizia positiva per alcuni, ovvero della suite. Di uh, Tuna e Melanie in realtà uh, non è l'unica notizia di oggi perché vi avevo detto che appunto dovevamo monitorare chi usciva per primo e nello specifico sono uscite per prima per prima Strega e Lau tra l'altro Strega dice sto seguendo poco sto cenando adesso non ti preoccupare Strega ma se sei adesso nei paraggi ti dico questa cosa ovvero io adesso farò andare in bagno strega, che tra l'altro è felicissima perché quello che ha mangiato conteneva delle sostanze nutritive, onestamente top. E allora strega va in bagno, eh, Lau eh, ti direi, tu fai una cosa, venite a fare un attimo un riposino. Ragazzi anche Melanie si sta stressando malamente, eh, ve lo dico. Allora fai un pisolino un attimino, faccio riprendere un pochettino tutti, ragazzi, cioè loro due, perché amici e amiche... Che ancora non lo sanno, a loro insaputa nuovamente. Rullo di tamburi: la sfida che hanno sostenuto non è l'unica che sosterranno, perché sono entrambe a mm, rischio tugurio. Uuuuh. Rullo di tamburi, ebbene sì ragazzi, ebbene sì tamburone per Lau e strega, sono assolutamente a rischio Tugurio, entrambe ve lo dico. Ma come capiremo chi entrerà nel Tugurio? Perché in questo um, caso non saranno due a partecipare, a prendere parte appunto alla suite come nel caso appunto di prima, perché nella suite ha anche senso e ci interessa che siano in due. Almeno, almeno in due. Uh, invece, ragazzi, per quanto riguarda il tugurio, soltanto uno entrerà nel tugurio. E nello specifico, Laura, che adesso sta facendo il pisolino, riprenditi un pochettino e fa anche rima, uh, strega. È un pochino più, diciamo, sveglia. Uh, facciamola un attimo recuperare nel frattempo. Ragazzi, brave loro che sono andate a fare la pipì, eccetera, eccetera. Uh, gli altri possono andare a dormire se vogliono, eh. Cioè, sinceramente, anzi, io li farei andare a dormire. Uh, guardate, ragazzi, che è già andato, Cuccio. Si è voluto togliere dai casini. Luci automatiche, tutte le luci. Ok, sono già andate a letto. Debbie, Kev, io li adoro, ragazzi. Non ce la posso fare. Strega fa ginnastica anche mentre dorme. <ride> esatto, allora andiamo a far andare a dormire chi vuole dormire. In realtà, Linda invece si è messa nell'altra stanza. Linda, puoi anche dormire normalmente? Eh? Dormi, vediamo se c'è anche qualcun altro qui. Uh, Lucy, vai a dormire per il momento. Ragazzi, possono andare dove vogliono. Eh? Cioè, tanto, ancora non siamo entrati uh, uh, nella parentesi suite. Naso. E buio fu. E sono troppo belli i ragazzi letti, ma in generale è proprio bella questa atmosfera, vi giuro, la adoro troppo. Allora, Corvi, vai a dormire anche tu. Voi siete andati a dormire, fate il vostro gioco. Ah! Scusatemi, ma... Ma... Ma, ma lui non ha decad il decadimento dei bisogni, non ce l'ha. L'hai messo tu? Mari, sono le Oh mio Dio, ragazzi! Abbiamo immortalato un plot twist qui. Cioè, quando il gatto non c'è corvi, i topi ballano, mari su le giuli. E ovviamente dietro Andrea che fa i piatti. Inutile dirvi, inutile dirvi. Ale ah, ho fatto un salto, non riesco a seguire. Fede, non ti preoccupare, le recupero dopo, esatto. Spero Federica non stia facendo danni. In realtà, guarda, ti posso dire per il momento si è salvata veramente a pie pari, Guarda, ringrazia, perché. Se la poteva vedere veramente nera anche flirtato ti dico questo e, um, mi tradisce vero ero felice ora sono di, di, eh, di nuovo arrabbiata vediamo se è eh, perché ragazzi è così è così la situazione sta tra l'altro parlando con strega allora ragazzi credo che laura si sia ripresa tra l'altro loro ragazzi andate a dormire se avete sonno cioè avete l'autonomia massima non a caso capito non a caso Ragazzi miei, ah scusatemi perché in tutto ciò non sì, abbiamo Christina, fatto... Io ho il calo dei bisogni disattivato, ovviamente sempre a pulire che vita grama <ride> Adoro tutto, bravissimo Andrea, almeno qualcuno che lo fa Comunque bravo che ha il calo dei bisogni disattivato Però ragazzi scusatemi, volevo un attimo prendere... <ride> Sta sfottendo strega sulla peluria che non ha, tra l'altro, allora ragazzi, visto che Joe anche aveva a fare qualcosa di romantico per Anima Gemella, come abbiamo fatto prima, andiamo a trovare la persona con la quale ha. Una relazione diciamo amorosa più elevata In realtà ce l'ha con Alberto L'Alberto di qui sopra Ciao Gio tra l'altro quando recupererai questa live Ma visto che la relazione amorosa non c'è Direi che la andiamo a fare con quella con cui abbiamo la relazione amichevole più alta E credo che sia a mani basse Tuna Quindi Tuna vieni qui Uh tra l'altro guardate Chiacchiera, esatto, corri qui tu. Vieni, uh, uh, che carine. Io e Irene ci stiamo divertendo. Allora, vai, Joe, fai qualcosa di romantico. E eh, ok, un qualcosa di romantico che potrebbe essere qualsiasi cosa in realtà, ragazzi, ovviamente. Uh, flirt, uh, complimentati per l'aspetto. Tra l'altro, scusatemi, ma sbaglio? O. Oh. O lei è promessa sposa di Alberto perché mi è uscito tipo eh, chiediti di, inviare le, di portare le fedi al matrimonio. <ride> ragazzi non sta succedendo davvero, chiediti di essere l'officiante, fai qualcosa di romantico. Mi sa che Alberto quando entrerà non sarà molto molto felice. Ok, allora ragazzi eh, abbiamo fatto qualcosa di romantico anche con lei. Eh, vediamo, Alessa è felice stranamente. Rullo di tamburi allora, uh, ok, perfetto. Federica anche deve andare a dormire. Voi fate il vostro gioco. Adesso, ragazzi, io non ho ancora nessuna relazione, giusto? Mi sembra di no, Keb, cioè nel senso, relazione amorosa al momento ancora no. Stai aspettando che entrino gli ospiti. Qualcosa mi dice? Allora, ragazzi, qui sono andate a dormire. Brava anche Melanie. Melanie, puoi dormire normalmente. Allora, ragazzi. Pausa un attimino perché vado a prendere, guarda un po'. Eh, sia Laura che Strega, se tutto va bene, ok, lei ha soltanto fame, e a questo punto le farei mangiare una cosa, ma proprio per par condicio, perché una aveva sonno, un'altra aveva cucina, un passo salutare, ma io direi che ti mangi quello che ti dico io, Strega. <ride> Oddio, il gelato potrei mangiarmi visto che ce l'ho qui dentro. Prendi un cono, dai, prenditi un attimo un cono, mangiati il cono per piacere Ok, e ragazzi vi spiego adesso in che cosa si sfideranno Allora, andiamo un secondino a uh, vedere dove soprattutto si sfideranno Perché ragazzi si sfideranno qui, in questa area Un attimo solo, perché il mio naso ovviamente Ale siccome ci sono troppi sim, potresti concentrarti su alcune rotazioni così da avanzare meglio nella relazione ed ambizioni. Assolutamente sì, the Scarlet Girl eh, hai ragionissimo ed effettivamente eh, è anche quello che abbiamo iniziato a fare volta scorsa: a gruppetti, eh, fare, eh, diciamo, incrementare un pochettino le relazioni. No, non ci credo, ragazzi, ma sono pure lei. Allora aspettate, ma devo far fare... Allora, uh, baro, giusto in questo caso, ragazzi, perché sennò no non, non, la, non la facciamo mai questa cosa. Ok, sono praticamente pari. Questo lo faccio proprio perché non voglio... Ah! Una zanzara! Aspettate! Raga, un attimo. Era una zanzarona, porca la miseria. Dov'è? Dov'è? Raga, ma ci possono stare già le maledettissime donzare. <ride> Aiuto, vabbè, comunque dicevo, scusatemi l'urlo. E allora dicevo, ragazzi, che um, adesso per par condicio ho fatto questo. Perché ora vi spiego, usciamo fuori e andiamo immediatamente a um, svolgere il oddio. Svolgere il. Uh, ecco qua, mo si stava abbassando pure a lei. l'esercizio uh, di oggi S A D, W S, A, W <ride> <ride> ragazzi, io giuro, io cioè, A D veramente, cioè, io finirò. Finirà che correrò via così, veramente dalle zanzare. C Ho dei pesconi di zanzare allucinanti. cioè, io non ce la faccio. Scusatemi. Potrò farlo anche altri momenti. Allora, ragazzi, senza perderci in chiacchiere, si sfideranno in una gara di pittura. E mi direte che cacchio ce ne frega a noi. Come, soprattutto, andremo a sfidarci? Io, nel frattempo, depressa, qui a sonnolenta. Le, sonno uh, ragazzi, ci sfidiamo. Loro si sfideranno. In una gara di pittura andranno a fare entrambe un dipinto, eccolo qua, figurativo. Ragazzi, far entrambe faranno un dipinto figurativo e si salverà, attenzione, la sim che creerà il dipinto più costoso ok quindi andiamo a fare con lei un dipinto figurativo e andiamo a fare con lei un dipinto figurativo allora ragazzi sappiate che tante volte ci saranno delle sfide che ovviamente saranno randomiche e questo è il caso appunto della pittura um, le uh, come dire um, abilità che voi avete scelto di mettere ai vostri sim uh, avranno un pochettino di influenza nel senso che join Nox, nel frattempo che flirta e manda un bacio, loro nel frattempo, cioè proprio alla grandissima, uh, influenzeranno ovviamente. Non escludo uh, quello che sarà la lo il loro destino. Uh, quindi, visto che appunto saranno randomiche potrebbe anche capitare che mh, venga fatta una sfida. Da un sim che ha livello 10 di pittura. Io adesso non ho assolutamente idea dei loro livelli di pittura, ma nemmeno ce ne frega. Questa è la situazione. Um, quindi nel momento in cui le avete messe, bene, ma nel momento in cui non le avete messe, cioè, non è un problema, anche perché vi posso dire che molto spesso anche chi ha livelli di pittura elevati, per un qualsiasi, qualsiasi vedete, acquisita l'abilità di pittura, Laura non ce l'aveva, uh, qualsiasi tipo di... Uh, come dire, livello di pittura abbiate, non è escluso che facciate un dipinto peggiore di, dell'altro. Alessia, poverina, sta morendo di sonno. Ti direi vai. Grazie, strega sotto il vestito. Avrà di sicuro la tuta. Comunque, in effetti, plot twist veramente. Che strega, corvi! Oddio, ragazzi, io non ci sto credendo. Corvina sta praticamente abbordando tutti. Cioè, galeotta fu questa atmosfera romantica. Oh mio dio, cioè, io non ci posso credere, vi giuro. Eppure, eppur si muove. Brava, corvi, oserei dire, bravissima. Cioè, onestamente, sì. E, no ma io, io esco Il bello è che Peccato che non sia andata tu nella suite Cioè che non andrai tu nella suite Allora Laura direi che parte bene ragazzi eh? Devo dire la verità e, Oddio Ma è lo stesso disegno Raga non ce la posso fare State facendo palesemente lo stesso disegno Cioè quindi non è assolutamente detto Che qualcuno si salvi Qui da questa sfida Cioè fate schifo No scherzo cioè però vi prego riderò tantissimo quando sarà finito questo, cioè questa è la prima vera sfida del Sweet Jeff Vip ragazzi di quest'anno e veramente io contentissima di tutto ciò perché devo dire la verità le sfide sono la cosa che preferisco, mi metto a... mette l'ansia e... Però allo stesso tempo è divertente vedere come si muoveranno. Comunque, adoro vedere che l'inna anche dormendo, è gelosa, anzi, è invidiosa, cioè, Linda, ti amo, cioè veramente tantissimo. Allora, le ragazze qui stanno dormendo, mangiando, facendo. Uh, tu ti direi vai a dormire, grazie. Vai a recuperare un pochettino Anche se, ragazzi, in realtà uh, Tuna e Melanie, ricordiamoci Che oggi entreranno nella suite Quindi cavoli loro quello che vogliono fare Giù, uh, però, cioè Loro ancora che chiacchierano vabbè. Tipo le verifiche a scuola, come minimo costo uguale Madonna, ragazzi, veramente Se costa uguale è lì Uh -huh, ne vedremo delle belle comunque la relazione amorosa qua ragazzi sta uh, salendo, eh? devo dire la verità. Uh, non vi preoccupate perché qualora dovesse costare uguale abbiamo anche uh, la sfida di uh, come si dice? Eh, di uh, i supplementari ragazzi dei supplementari quindi ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Dovresti mettere anche quella perfida così si creano anche nemici. Quale quella perfida? Uh, che vuol dire quella perfida? Naso Allora, ragazzi, abbiamo il primo responso No, ancora no Ancora no Dai, continua Laura Riprendi dipinto Non ti puoi fermare qui, mi dispiace Oh, ragazzi, bravissime <ride> Cioè, vi giuro, non ce la posso fare rido troppo Il tratto dell'otto perfido Ah, il tratto dell'otto perfido Oddio, adorerei eh, 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 in effetti sì, perché adesso il tratto dell'otto è romantico giustamente fanno un po' quello che vogliono. Eh, avete ragione. Ragazzi, che ne pensate? Mettiamo anche il tratto dell'otto perfido? Secondo me ci sta, ci sta. Mamma mia, cioè potrebbe succedere il patatrac. Allora, Lucy, io non te lo voglio dire, però devi andare a dormire, perché se no poi ti svegli... Cioè, non... capito, stai sempre stanca. Vai a dormire? Vai a dormire! Lucy... Oddio, tra l'altro qui la luce accesa perché giustamente... Lucy, devi andare a dormire. Vai. Allora, ragazzi, andiamo a vedere. Laura ha finito di dipingere? Vediamo. 101! Ok, ok. Allora, ragazzi, hanno finito entrambe di dipingere. Adesso la prova del 9. 101 sto scempio che già, onestamente, ha dell'incredibile tutto ciò. Però va bene. 101, ragazzi. 101 quello di Laura. Adesso c'è... Cioè, Strega Sarà migliore o peggiore La qualità della tua tela Cioè io adesso non lo so Ma andiamo a vedere ragazzi Ripet Ripetiamo quindi Dipinto figurativo 101 Uff. Chi andrà nel Tugurio Loro continuano a fare cose Non so se vedete Vabbè Andiamo a vedere nel frattempo che testa calda, oddio perché vado qui, va bene, dettagli. Andiamo a vedere, ragazzi, quanto vale il dipinto di stega. 162 ragazzi non so sulla base di cosa davvero io nel frattempo terrorizzata da tutto ciò ma si salva per veramente pochissimo ovvero 61 simoleon ragazzi si salva strega io non ci credo no mi dispiace Alberto ti chiudo il telefono in faccia e ragazzi non ci credo la nostra povera Laura oggi entrerà nel Tugurio cioè, Laura, fai la pipì adesso perché dopo non credo che avrai tutte queste grandissime possibilità di goderti la vita. Quindi ti voglio avvisare di tutto ciò. Vergogna vescicale e non solo, vi direi, ragazzi. No, vabbè, povera Laura, è la prima di entrare nel tugurio. Io nel frattempo sto giocando a ping pong con Corvina. Che non so tra l'altro se anche lei vuole uh, baciare, cioè se vuole baciare anche me. E vabbè, ciao. Uh, Laura, tra l'altro, povera, non c'è oggi in live. Quindi. Ti mandiamo tanti baci, mi dispiace. Allora, anche un loro, nuovo... raga. <ride> Povera. Oh! Ah! la tazzana! La tazzana! Aspettate, aspettate, raga. Aspettate. Aspettate. Ho ucciso? Sì! Ok. Ragazzi, sono salva. Scusatemi, eh. <ride> Nel frattempo, vi chiederei di clippare tutto ciò, grazie. Brava io comunque che ho mm, Anche tolto il cadavere Della zanzara con Il fazzoletto che stavo usando per soffiarmi il naso Ma assolutamente top Allora aspettate che prendo un altro fazzoletto Perché mannaggia a me che l'ho preso prima Ma io dico no, Che poi Cioè la zanzara però Era prioritaria quindi ragazzi mi Piace, non so se mi avete sentito, ma comunque, ciao. E eccoci qui, sono ritornata. e <ride> Scusatemi, ci sono. E, allora, Naso. No, Ragazzi, povera Laura, che nonostante tutto quello che ha dovuto praticamente um, cioè passare, le pene dell'inferno fino ad ora, uh, adesso è anche schifiltosa. E credo che ci stia, ragazzi, e potrebbe anche peggiorare la situazione. Ricordiamoci, attenzione: Zanzara piccolo o grande, ragazzi, è gigantesca. Io non lo so che cacchio sta succedendo alle zanzare ultimamente, ma sono di dimensioni spropositate, davvero. Allora ragazzi um, Ricordiamoci che a Laura Dobbiamo far presente questo nuovo tratto Volta prossima Quindi Laura poi ci dirai Anzi diccelo anche su Discord Quando recupererai questa live Dicci se schifiltosa ti va bene o no Anche perché adesso Non so, quelle norme non pungono Silvia ti posso dire che quando ho schiacciato l'ultima Grossa c'aveva cioè tanto di quel sangue Che ho dovuto lavare il muro Cioè vi dico solo questo Ehm um, Uh, no ragazzi vi giuro, non, cioè, non so perché, ma era piena di sangue, piena. E, um, non questa, devo dirvi la verità, e che è anche più piccola di quella dell'altra volta. Bah, vabbè. E, um, e, uh, allora comunque dicevamo che praticamente adesso uh, è schifiltosa, io lo accetto, poi facciamo sempre in tempo a toglierlo. In realtà ragazzi questa cosa sarà anche un po' un problema. Uh, lui che dice, ho saputo della tua amicizia con Tuna e piuttosto incanto. Oh mio ragazzi, ma come il sangue della zanzara raga. Comunque personalità scoperta, adesso è anche schifiltosa. Questa cosa non ci aiuterà ragazzi quando entrerà all'interno del Tugurio, perché ovviamente lì di schifiltoso ci sarà qualsiasi cosa, ok? Uh, allora attenzione perché vi dicevo uh, che adesso diciamo che dobbiamo iniziare a, a avvicinarci alla uh, diciamo a parte che mamma mia ragazzi questi cessi cioè, devono dare una regolata dobbiamo iniziare ad avvicinarci ad avvicinarci al premio e alla punizione quindi il premio è la suite e la punizione Pure Federica, va bene anche tu, visto che abbiamo anche avuto la presenza della zanzara, io vi direi: uh, sì, va benissimo. Um, poi ragazzi, um, loro gestiranno il loro tempo e le loro energie come gradiranno. In separata sede li farò. Gli farò un pochettino recuperare anche le energie perché non è possibile ragazzi onestamente che uh, cioè, siano sempre così nonostante il fatto che abbiano l'autonomia la, al massimo va bene allora mi vado a vendere anzi no ragazzi sapete che cosa vi dico io questi quadri non me li vendo cioè li vado proprio ad appendere sono delle proprio dei bellissimi ricordi <ride> Bellissimi ricordi di quella che è la nostra uh, prima sfida. In realtà, penso che appenderemo tutte le cose che creeremo, cioè, qualora dovessimo creare ancora altre cose e qualcosa mi dice di sì, appenderemo anche queste cose. Ciao, Silvia. Grazie per la tua casa, bellissima, che adesso rovineremo con le nostre opere. Ma Guarda comunque, c'è il tappetino yoga per l'insegnante. Nel caso tu voglia fare una lezione, sì, l'ho visto, l'ho visto il tappetino yoga. Ma non è quello che faremo oggi. Non vi preoccupate, ragazzi, perché di cose da fare in questa casa ne abbiamo. Mamma mia, tantissime, tantissime. Io penso onestamente che mi metterò io a fare yoga per rilassarmi un pochettino, perché mi sto stressando in maniera non indifferente. La mia sì, intendo. Allora, ragazzi, andiamo subito. Adesso a sbloccare la porta qui. Vai, sblocca e la nostra tuna e la nostra, no scusatemi, uh, sì, la nostra tuna e la nostra melani si recheranno qui. Allora, quindi vieni tuna e vieni melani, perfetto. Ci stanno pure bene quei quadri, infatti, stanno benissimo, devo dire la verità. Tu e Melanie, ragazzi. Tra l'altro, attenzione! Perché Melanie vuole diventare amica di Debbie e quindi io la vado a uh, fissare questa cosa. Tra l'altro, uh, ricordiamoci che ovviamente quando loro hanno de dei desideri, dei capricci collegati ad altri sim, ovviamente. E eh, ragazzi! Uh! <ride> ragazzi, le prime ad accedere dicevo, ovviamente dobbiamo soddisfarli. Ma ragazzi, le prime ad accedere alla suite sono ufficialmente Melanie. Benvenuta, Melanie. Però mettite una cosa un pochettino più carina addosso adesso, capito? Cioè, che ne so. È vero che è ora di pranzo, quindi. Però oggi, cioè. Fino alla prossima live passerete il vostro, la vostra giornata qui nella suite, tra l'altro potrete bere, fare cose e non escludiamo che verranno aggiunte anche altre cosine prossimamente. Uh, allora io vi direi che a um, Melanie vado a mettere, uh, oddio, niente di proprio, vabbè, sì, dai, questo, questo vestito va benissimo. Melanie, facci vedere, facci vedere, che carina. Vieni, vieni, vieni. Accedi alla suite. Prego, prego. Ti puoi incamminare. Vieni, vieni. Perfetto, perfetto. Benvenuta. Questa suite è tutta per voi. È tutta per voi schifata lei, e adesso vediamo, vediamo anche se arriverà Tuna. Spero di sì, perché eh, altrimenti poi qua dobbiamo. Eccola qui, perfetto. E ragazzi, adesso andiamo ufficialmente a chiudere, bloccare per tutti. Tutti, oddio, che paura. No. No, lo sapevo, lo sapevo che stavano venendo. No, dovete uscire immediatamente. Io che volevo usare il gabinetto d'oro, ma sono pazza. No, no, no. Andrea, anche tu dovete scappare. Via, fuori, nessuno vi autorizza a fare tutto ciò. Via. Vai. Andate via, ragazzi. Basta, Alessandra non la dovevi nemmeno vedere tu questa cosa. No, 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 no. Allora, aspettate un attimo. Allora, blocca l'accesso per tutti i polli, anche qua, per tutti, ok? Quindi tu, Andrea, teletrasporta di qua. Alessandra, se non col, con le buone, con le cattive. Io proprio non... Cioè, veramente, ragazzi. Cioè, non mi date veramente tregua. Siete degli, non lo so. Che fai tu, Giulia? Ah, beh ok. Teletrasportati qua. No, no, no. Raga, ma che cacchio. Scusatemi, ma quanti bug ci sono in questa partita? C'è un po' di The Sims in questa partita. Oddio mio. Allora, blocca per tutti. Non so come dirvelo. Cioè, me lo merito, ce lo meritiamo, ragazzi, un Titanic. Ancora non era successo un Titanic in questa serie. Però ce lo meritiamo tutto. Ce lo meritiamo tutto. Alessandra, che non vuole uscire perché adesso non può uscire, però prima potevi entrare, sta farlocca. Giulia, che era pronta ad uscire. Linda, che sta pronta carichissima a farsi un bel bagno qua nell'Alaska, non esiste proprio. Te trasporta di qua perché vedete, qui c'è un bellissimo andiamo bagno. A andiamo a comandare. <ride> maledizione e anche Giulia che deve uscire e deve andare a fare la pipì nel bagnetto non nel mio bagno d'oro ma nel bagnetto giù quindi andate per piacere da un'altra parte ok mamma ragazzi vi giuro cioè questo mm, ogni Vogliono tanto devono usare tutti il supercesso <ride> Esatto, esattamente. Ma io non glielo permetterò, ragazzi. Linda, Linda, Linda. Allora, lei vuole chiacchierare con Federica. Glielo facciamo fare. Linda, non si usa il butter. Non si usa il butter. Giulia, Giulia. Ok, Giulia è andata lì, ragazzi. Per fortuna Linda è anche uscita. Perfetto. Se tutto va bene, sono rimaste soltanto le dirette interessate. Ah, perfetto. Tu Natu, ti meriti un bel bagno. Anzi, ti dirò di più: tu ti puoi fare anche delle immersioni, un bel rilassamento muscolare. Poi ce la godremo nella prossima puntata. Non vi preoccupate, um, poi ragazzi, noi entriamo. Ah, beh, Alessandra, mi stavo un attimo preoccupando, ok. Allora, ragazzi, noi andiamo al piano di sotto, tra l'altro perché adesso, um, a parte il fatto che, scusami, se tu avevi fame, servi il cibo, uh, vi direi servi tutto, assolutamente, uh, voi godetevi un pochettino la vita, Melanie, fate quello che volete, puoi anche sbloccarti, capito? Tra l'altro, vi faccio notare, anzi, se vuoi, venite a sedere qui e andiamo a contemplare il mondo questa vista meravigliosa meravigliosa Bea comunque che sta crepando cioè grazie per uh, ridere delle mie sventure ragazzi io veramente non calcolata nemmeno dalle mie creazioni cioè nemmeno da me stessa medesima va bene va benissimo guardate che bello ragazzi cioè mi, mi, mi sa di una pace questo balconcino che è qualcosa di clamoroso guarda il mondo un giorno tutto questo sarà tuo forse non credo e invece, ragazzi, mi dispiace per Laura che, tra l'altro, stava dormendo su un fantastico lettino. Uh, a parte il fatto che vedo, uh, cosa mi dice? Tristezza condivisa: è vicino un sim triste. Ti piacciono gli angolini appartati come a me? Naso. Dici di Melanie, uh, Silvia? Allora, lei voleva dormire un po', uh, ascoltare musica pop e dibatti, dibattiti sui capitani. Vabbè, follia. Uh, mi dispiace davvero tantissimo, Laura, di comunicarti che avendo perso tutte le sfide di oggi, per te Miss Italia finisce. Sta arrivando il tuo momento Laura, quindi vai, è giunto, uh, è giunta l'ora, il momento che tu vada, ti rechi ufficialmente, vediamo chi è la persona con la quale tu hai avuto più feeling, aspettate, attenzione, uh, vediamo un attimino chi è, allora sicuramente con Sofì perché forse anche con me ci vogliamo molto bene, anche Giulia. Uh, a questo punto ti direi: Vai a salutare Sofi. Se lei è ancora, mh, diciamo, sveglia, e nel bagno, ragazzi. Era nel bagno Letteralmente nel bagno in faccia A Debbie mentre faceva la pipì Benissimo Allora aspetta un attimino Laura Prima di andare lì Vieni qui a salutare Streghina Perché forse è l'unica con cui hai avuto Abbracciala vieni Con cui hai avuto un pochettino di feeling Perché avete... vi siete sfidate Entrambe eh, con eh, la pittura E visto che noi siamo delle persone sportive Nonostante lei ti abbia battuto Vedete Massima sicurezza per il tratto paranoico call Nella sicurezza di un rifugio di cemento Nel sottosuolo <ride> Raga sarebbe praticamente il Tugurio Cioè lei vuole stare nel Tugurio <ride> Gente che dorme Corvi, giustamente Corvi è un pochettino Debilitata dalla giornata di oggi No Laura Non la vuole più salutare ragazzi E vabbè niente Laura eh, ha deciso così Meno male che la sportività E tutto il resto Ragazzi stiamo ufficialmente Accedendo al Tugurio No basta strega eh, cioè, Laura, basta. Strega si sta facendo i cavoli suoi. Tu vieni qui. Grazie. Hai perso la speranza. Cioè, come si. <ride> la speranza. Hai perso la possibilità. Laura. Laura. Ragazzi, ve lo giuro, ma non mi calcolano proprio. Vabbè, senti, fai quello che vuoi. Cioè, chi sono io a questo punto? Nessuno mi sento di dire. Nessuno. Oh, comunque, ragazzi, il fatto che ancora nessuno sia uscito gravido mi rende veramente, sommamente felice. Allora, mo' abbracciala perché se no abbracci veramente. Ah, qui tra l'altro c'è anche chi si sta facendo una doccia. Molto felice di tutto ciò. Allora, affetto, abbraccia. Uh, io, nello specifico, io e Lucy, mi pare, o Juli, vediamo chi è abbracciala perché ti giuro eh, Julie, e giulie perfetto io non voglio avere interazioni con nessuno allora Giulia guarda ti devo dire la verità al momento io vedo che alcuni stanno proprio così impalati a non fare nada de nada uh, ma credo che sia soltanto questione di tempo al momento uh, abbiate pazienza perché appunto non abbiamo ancora F, come si dice? Um, filtrato uh, i gruppetti. Comunque, questa è la mia sim self da vicino, giusto così per dirvi. Io sonno carina che sei. Non è assolutamente me. Benissimo. E la vuoi abbracciare? Abbraccia strega. Ok. Un abbraccio sportivo prima di abbandonare tutto e tutti e recarti nel tuguro. Grazie a tutti, Laura vi saluta e ehm, vi dà appuntamento alla prossima puntata, ragazzi. Perché fai un messaggio svedese non è proprio il momento. Mi dispiace dirtelo: non è proprio il momento. Allora, vieni qua. Guarda un po', ragazzi, io credo che comunque. Uh, il, uh, non soddisfano nessuno dei loro bisogni, ma non ti cagano di strisce. Esattamente, cioè l'indipendenza ce l'hanno quando dicono loro. Io non ce la posso fare, ve lo giuro. Comunque, ragazzi, mi, mi piace. Ah, no, ok, era bloccato. Perché altrimenti non si spiega il fatto che nessuno sia voluto venire qui nel, nell'oltretomba. E eh, invece, ragazzi, perché l'avevo bloccato. Allora, vieni qui, sblocca. Entra dentro, mia cara. Vai, vai. Puoi accedere e non mi dire che non puoi accedere, eh? non me lo dire, non me lo dire che non puoi accedere. Vieni qua, vieni a dormire. Uh, nel frattempo, Alessia la vedo più furente che mai. Comunque, dicevo, ragazzi, prima, uh, ok, perfetto. Uh, vi stavo finendo di dire, abbiate un po' di pazienza sulle relazioni eccetera perché lei comunque è bellissimo che se ne va a dormire come prima cosa, Laura dice ma sai che cacchio me ne frega a me di stare con gli altri, voglio soltanto dormire in santa pace. Uh, nella prossima puntata ragazzi filtre, filtreremo le, uh, diciamo, le relazioni a gruppetto. Uh, e faremo una specie di speed date. Quindi sarà divertente vedere un pochettino le relazioni come avanzeranno a gruppi e nello specifico anche a coppie quindi speed date per tutti saranno organizzati un pochettino così a ehm, randomicamente in parte e in parte eh, basati anche su quelle che sono le eh, situazioni eh, attuali che sono le loro situazioni attuali eh, vi posso dire andiamo a fare il recap come al solito di quello che mh, desiderano al momento che squadratifi Carola mi dice Salernitana in realtà non sono uh, una diciamo ultras <ride> però tipo Salernitana visto che c'è la squadra di Salerno e quindi sì e Italia ovviamente e, e quindi sì ragazzi adesso mi piace tantissimo il fatto che loro stiano giocando si stiano prendendo un pochettino di relax eccetera ma andiamo a vedere a parte che fatemi un attimo salvare Voglio vedere, ci sono le morti eh, per gli stati umorali? Mi sa proprio di sì, strega, mi sa proprio di sì. E, vi dico che però io non accetterei una morte, cioè, ragazzi, non me la sento. Cioè, uno, non posso pensare che ve ne andate da dalla serie no tra l'altro ricordo ragazzi a voi di eh, qualora che qualora alcuni di voi cioè qualcuno decidesse di non essere più abbonato cioè mai più eh, me lo fate presente perché altrimenti rimarrete nella casa ok cavoli vostri e, comunque dicevo eh, per farli sbloccare devi impedire gli ingressi alle stanze sì praticamente sì ragazzi perché cioè, stanno un pochettino li devo ficcare dentro a un tugurio tutti quanti assunto Uh, andiamo a vedere, ragazzi le situazioni amorose o comunque le relazioni se uh, hanno qualche riferimento con altri sì. Ma allora vedo che sì, Linda vuole chiacchierare con Federica. Uh, poi abbiamo. Uh, vado a mettere comunque anche quello che mi avevate detto: il tratto perfido, eh? mi piace come, come idea, uh, vediamo chi ha più qualcosa di riferito ad altri sim della causa. La causa. Ragazzi, nonostante ci siano anche delle relazioni amorose, cioè comunque romantiche, uh, pochissime sono le persone che vogliono avere i contatti con gli altri. Credo che questa convivenza sia più traumatica che altro. Benissimo. Melanie invece vuole diventare amica di Dai. Bicucciola, Joe vorrebbe chiacchierare con Tuna, la quale però al momento è non so dove. Allora aspettate, questo sim è un capolavoro. Sim idealista, uh, mi sa che si riferisce a Ire? Gradisce Sim idealissima? Io ti direi di sì, oh uh, brava Giulia, che ha fatto un gelato. Comunque, vedete, vuole fare anche quello. Poi uh, io nel frattempo dormo. Che ve lo dico a fare? Kev testa calda perché penso che non lo so se ha perso cosa. Giulie uh, nonostante la relazione uh, diciamo romantica con Corbina, uh, sta uh, chiacchierando ma nulla di più. E Irene, anche ragazzi, uh, niente. Nessuno calcola nessuno, ragazzi. Fatemi andare un attimo a vedere Tuna, do cacchio sa perché è tipo rimasta bloccata qui, vado a reimpostare un oggetto dei bug, ragazzi. Vivi la tua vita Tuna, qui dentro. Vivila. Allora, venitevi a prendere qualcosa da mangiare. Cioè, tipo, It's Serving e anche Melanie. Mangiatevi una cosa, perché sono le otto e mezza. Eat a serving qualcuno ha fatto pipì sotto qui benissimo e si stanno prendendo il piattino e venendo a, eh, diciamo, godersi la prima cena. Lei stava nel BC, benissimo. e mm, Uh, la prima cena nella suite quindi vai prendi da mangiare anche tu mia cara Melanie e ragazzi ovviamente adesso loro poverine qui dentro uh, si sentono un pochettino sole secondo me perché uh, a parte bloccate e, um, ma sono un attimino così um, volevano uh, fare amicizia con gli altri all'interno della casa e quindi magari sono un pochettino secondo me Tristi di essere capitate loro due insieme, non perché non si vogliano conoscere, perché credo che la situazione loro non sia nemmeno negativa, anzi comunque c'è del verde, ma ragazzi, Tuna aveva del romantico con Marisol e del romantico con Giorgia, quindi con tutte loro voleva magari ficcarsi in the bed, ma non uh, con uh, Melanie, quindi vabbè. A ah, Gio basta! Ho voglia qualcosa di entusiasmante come per esempio un cambio di carriera, segui il tuo cuore, fai quello che vuoi. Comunque io vi tronco questa relazione, già no, scherzo. Allora, nel frattempo ragazzi, scusatemi, vedo che Bea sta nella vasca, bravissima Bea, fatti i cacchiacci tuoi. Uh, una televisione della suite ci poteva stare, ci penso adesso perché avevo chiesto esplicitamente io di non mettere tv perché altrimenti si piazzano vicino a quello e non hanno nemmeno relazioni tra di loro, quindi ci penso. Uh, ma devo anche forzarli alcune volte, quindi penso che uh, io comunque un'ottima presentatrice, devo dirvi la verità oggi, sicuramente ho dato del, del mio, eh? devo dire, eh? ho dato assolutamente del mio, ragazzi. Vedete? brava Alessandra, brava Alessandra detta Ilari Blasi e non a caso il trash sono io ragazzi, bene, proprio carica, carichissima, beh giustamente volta scorsa mi sono anche fatta fare un massaggio e tutto il resto, adesso stavolta ho mh, scaricato un po' di adrenalina comunque ragazzi, quindi vi dicevo che nella prossima puntata, attenzione, Giulia e um, uh, Andrea stanno uh, florcendo ragazzi, guardate. Oddio, mettere delle attività da fare altrimenti la suite diventa una punizione. Sì, sì, sì. Infatti, ragazzi, come vi dicevo prima, la suite verrà anche modificata e quindi non è uh, quella che vedete adesso, ma la vedrete diciamo modificata anche nella prossima puntata. Uh, allora, tra l'altro, Linda e uh, Alessia, che carine che si stanno abbracciando, vanno d'accordo, eccetera, eccetera. Allora, vedo che comunque Andrea, fatemi fare un check, uh, ha del romantico sia con Giulia che con Correa. Rubina. benissimo ragazzi ormai praticamente le situazioni uh, ecco flora uh, le situazioni romantiche si stanno mi fa piacere che le mie battute sui lama non ti sembrino trite e ritrite ho l'impressione che tu mi capisca che carini comunque ragazzi si stanno un poco divertendo nella prossima puntata queste relazioni che si stanno creando saranno anche un pochettino uh, la guida per gli speed date e non ci dimentichiamo che entreranno anche in casa gli ospiti, non tutti, non uh, troppi, lo scoprirete come, quando e perché nella prossima puntata che sarà la terza puntata del suite GF VIP. Detto ciò, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata io spero che eh, vi sia piaciuta che vi stiate divertendo perché io onestamente tantissimo andiamo a vedere un attimo sbirciamo Laura che fa giustamente sta dormendo ma chi l'ammazza e, e mi sto divertendo tantissimo oggi abbiamo fatto le prime sfide e quindi sinceramente l'ansietta c'era ma se la sono cavata tutti egregiamente scopriremo di più anche nella prossima puntata quindi vi invito ovviamente a monitorare Instagram Facebook e ovviamente Discord per le novità ma ci vediamo vediamo settimana prossima uh, per altre live, perché per questa settimana abbiamo concluso e <coughs> volevo annunciarvi ufficialmente che le puntate che si svolgeranno, credo, Uh, il, sempre giovedì alle 21, almeno per il momento, giovedì alle 21, del suite GF Vip verranno caricate su YouTube il lunedì alle uh, 17 su YouTube, ok? Così potete rivederla, eccetera, eccetera. Nel frattempo ne volevo anche approfittare per ringraziarvi, perché um, la puntata scorsa è stata uh, rivista ben 300 volte. Quindi, grazie mille, vuol dire che vi sta piacendo tutto. E. Ciao, mi sto divertendo tanto, sto adorando a mille, molto divertente, devo dire. Sono nervosa, ma perché? Povera Marisol, secondo me qualcuno ha flirtato davanti a te e non volevi. E buon weekend a voi, ragazzi. Un bacio a tutti, non vedo l'ora di vedere gli ospiti anche io. Mi raccomando, scrivetemi, yes, se posso andare e ci vediamo prestissimo. Ciao!